PSA, o antigene prostatico specifico, è il marcatore del tumore della prostata. Andrebbe fatto da tutti i maschi a partire dai 50 anni fino almeno agli 80 anni. Come tutti i marcatori, può dare dei falsi positivi e dei falsi negativi. Infatti può aumentare anche in caso di prostata particolarmente grande, oppure in caso di patologie infiammatorie associate, o al contrario, anche in caso di valori considerati convenzionalmente nella norma, può esserci già presente il tumore. Però, diciamo, il suo valore associato ad altri indicatori, come la PSA velocity, che vuol dire la crescita che ha nel tempo, oppure al rapporto tra la sua componente libera e la sua componente totale, danno una grossa mano all'urologo per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico, perché assieme alla visita urologica, alla storia clinica del paziente, l'urologo saprà valutare, appunto grazie al valore del PSA, se è il caso di effettuare ulteriori accertamenti o no per la diagnosi precoce di carcinoma prostatico.